Ciao a tutti e benvenuti a questo mini sketch delle dritte ritorte in versione singola. Come vi avevamo preannunciato, non vi lasciamo soli nel periodo estivo, ma cerchiamo di, insomma, farvi partecipi dei nostri progetti, nonostante il tempo sia sempre veramente poco. Siamo a casa con i bimbi, il lavoro, insomma, un sacco di cose, e quindi non è sempre facile riuscire a ritagliarsi qualche momento per fare un video in tranquillità senza nessuno che urli in sottofondo. Ci tenevo particolarmente a farvi vedere che cosa sto combinando. Nell'ultimo video abbiamo parlato di filati estivi, di che cosa ci piace sferruzzare, e in verità, col senno del poi mi sono resa conto che io in realtà in estate poi ricado sempre sul nostro amico uncinetto. Per cui, dopo aver finito il mio Artsider di Thea Coleman, che chiaramente non è stato finito in tempi normali, ma tipo a giugno inoltrato, volevo mettere qualcos'altro sui ferri. Avevo cominciato un calzino, però non mi stava dando grande soddisfazione, perché comunque i ferretti mini circolari sono piccolini, bisogna fare attenzione perché anche diciamo, il calibro del ferro era molto piccolo, quindi era un lavoro che non riuscivo a fare, diciamo, a cuor leggero, a mente leggera. E quindi ho ripreso in mano l'uncinetto. Devo dire che sono stata particolarmente ispirata da Patrizia, una signora che trovate su Instagram come Woolink, che fa delle cose stupende, e in realtà ho visto a lei lavorare la rafia. Rafia che io avevo comprato lo scorso anno con l'intenzione di fare una piccola borsetta, e che poi, visto che insomma io non sono bravissima all'uncinetto, ho fatto qualche esperimento ed esplosa la matassa all'interno del sacchettino in cui era contenuta, ho deciso di abbandonare tutto quanto. Però ho visto il suo risultato ed effettivamente era, insomma, una borsa molto bella, e lei mi ha dato tutti i riferimenti riguardo alla designer, che si chiama, se non sbaglio, Giulia qualcosa, ve lo scrivo perché non me lo ricordo, comunque un nome russo. La trovate su Instagram come knit_co, dove ci sono i suoi modelli. Lei fa praticamente molte cose all'uncinetto e al macramè. Insomma, ho visto i suoi modelli di alcune borse, mi sono piaciuti molto, allora ho deciso di buttarmi. E quindi ho preso la matassa esplosa dell'anno scorso, ho creato un gomitolo, l'ho contenuta all'interno di un sacchettino per evitare che adesso è arrivata ai minimi termini, però per evitare che esplodesse ulteriormente in giro, e ho cominciato a crocettare, così si dice, mi dicono, a crocettare una borsa che si chiama la Raffia Tote, di questa designer, in cui poi scrivo tutti quanti i riferimenti. La base è una forma rotonda. In realtà la borsa dovrebbe venire un po' svasata, come se fosse una tote, appunto, con i manici. Sono previsti dei giri, una volta che il lavoro comincia a salire, sono previsti dei giri di aumenti intervallati a dei giri di invece lavoro di tutte le maglie. Questo consentirà appunto a dare la forma un pochino svasata. Al momento a me sembra ancora molto 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 tonda, però mi hanno assicurato che, insomma, dovrebbe essere il risultato finale, alla fine dovrebbe arrivare. Come uncinetto, io sto utilizzando il 3,5 per lavorare la rafia, questa qua bellissima di Wool and Gang. Non so se si vede, perché loro danno come consiglio di utilizzare un 4,5.
Ma secondo me il 4 e me, cioè io ho fatto la prova col 4 ed era veramente troppo largo. Quindi sia a prescindere dal fatto che si foderi la borsa piuttosto che no, non mi piaceva questo effetto un po' troppo rado. Ed effettivamente poi anche sotto suggerimento di Patrizia, Patrizia mi ha detto che anche lei ha usato il 3,5. Nel suo design, la designer appunto utilizza una raffia un pochino più spessa, un pochino più grossa. Io non, devo essere onesta, non ho avuto pazienza di aspettare la seconda matassa e quindi ho cominciato con quella che avevo già a casa lavorando un capo singolo, mentre invece probabilmente se avessi lavorato due capi insieme il volume sarebbe aumentato notevolmente e quindi sarei riuscita insomma a mettermi in pari con il pattern, anche perché al momento in teoria questo qui lavorato con il 3,5, seguendo il pattern, sarebbe arrivato praticamente alla fine della borsa, che avrebbe una base di 24 cm e dovrebbe essere alta una specie di quasi 35-38 cm. Quindi, insomma, scusatemi, è caduto l'uncinetto. Quindi, insomma, la sto riadattando, utilizzando, diciamo, appunto le ripetizioni tra gli aumenti, e invece i giri lavorati tutti quanti a dritto in modo da far sì che cresca. Questo però devo dire che mi piace anche perché posso decidere un po' quando fermarmi, nel senso che, adesso appunto sono alla fine di questo gomitolo, di questa matassa, e quindi quando monterò poi l'altra potrò decidere fino a dove arrivare. Considerate che mi è piaciuto così tanto questa esperienza che in realtà ho preso anche un altro colore che è un pochino più scuro rispetto a questo qui che sto lavorando qui, è il Desert Palm, è una specie di beige, ocra, un colore molto naturale. E invece poi ho comprato anche questo qui che si chiama Tropez Tan, che è un pochino più bruciato come colore, ma mi piaceva altrettanto perché sono colori molto estivi. Qua per farvi vedere la differenza tra le due tonalità. Questo è il Desert e questo è il Tropez. Molto molto carini. E niente, quindi vi dico che mi sto prendendo benissimo con questa borsa e spero di riuscire a completarla, seguendo i miei tempi, prima della fine dell'estate, insomma. Ho intenzione appunto di foderarla e ho comprato anche, adesso probabilmente per questa qui utilizzerò i manici neri, perché ho intenzione di rivestirla con un Vichy a quadretti da 0,5, né bianco e nero. Però ho comprato anche i manici marroni, che invece secondo me staranno meglio con questo qui, con questo più scuro. Sì, i manici sono lunghi. In realtà la mia idea, visto che non è una borsa che si autoregge, nel senso che la raffia comunque essendo cellulosa non è rigida, questa qua in particolare, probabilmente lavorata a doppio avrebbe tenuto anche un pochino più di più la resa e quindi niente, farò la fodera e poi ancorerò i manici sia alla struttura della borsa esterna che alla fodera proprio, perché altrimenti credo che tutto il peso poi ricadrebbe sulla scocca e non so quanto reggerebbe, visto tutto quello che ci sto mettendo a farla, insomma. E quindi questo. E poi l'altra cosa che volevo dirvi è che ho rispolverato anche qui nel mio ordine, nel mio magazzino. Ho rispolverato la fettuccia di Bettanit che avevo comprato qualche anno fa, indistintamente dai 2 ai 3 anni fa, perché voglio fare dei cestini per il bagno. Ne avevo già fatto uno per mia sorella, però con una fettuccia di quelle elastiche brutte da mercato, perché volevo provare, quindi non avevo comprato nulla di, insomma, di carino. Però era venuto poi bene effettivamente il cestino. L'unica cosa che appunto adesso, essendo una fibra elastica, ha ceduto, probabilmente sotto anche, diciamo, l'allargamento delle
cose che ci sono state messe dentro, quindi non era particolarmente, non reggeva bene, insomma, le cose che c'erano dentro. Questa qui invece è fatta appunto di una garza tubolare, mi sembra molto più resistente. Avevo fatto già anche negli anni passati delle pochette che sono super carine, super, super comode, e quindi adesso l'altro progetto che ho intenzione di fare con, diciamo, estivo all'uncinetto sarà il cestino per il bagno di mia sorella. E niente, questi sono i miei progetti, insomma, per le prossime settimane. Dovrò chiaramente vedere quanto tempo mi occuperà la borsa, che è, diciamo, la mia cosa primaria, la mia scelta primaria, anche perché altrimenti poi siamo già in autunno, non la metterei più. E spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche ispirazione per i vostri progetti. Vi lascio sotto tutti i riferimenti, e questo video lo potete trovare sia su IGTV che sul nostro canale di YouTube. Per qualsiasi cosa contattatemi pure, io sono Vulovan su Instagram, oppure scrivetemi sotto i video, io vi rispondo. Un bacione, ciao, buon'estate!